E ragazzi, benvenuti nel secondo video dei convogli criminali. Questo è il numero 7, si va da 7 a 12. In questo video qui abbiamo questo convoglio criminale pronto, pronto, pronto per accoglierci. Dare fuoco a una casa con dei bambini. Addirittura. Bestie del genere non meritano di vivere. Sarò lieto di occuparmene. Intanto ho ordinato quella bella macchinina che vedete lì. E il percorso più che altro è breve. Ma noi non ci faremo fregare da niente e da nessuno. Ho ordinato questa tramite Uplay e già mi piace di più dell'arma Gorza Turbo, sicuro. Poi va testata in fuga. Però già così promette bene. Bene, via. Il bersaglio è scappato, quindi si rincorre. Poi dopo lo rendiamo orizzontale, bello piatto. Sono altri uomini in zona. Ci sono. Siamo a... Vieni qui, bersaglio, vieni qui. Via. Ponte. Ciao. Però qua c'è una macchina che mi sta per raggiungere. Che neutralizzo. Godo. Deve essere vicino. Però se me lo mettete lì. Lo vedo. Addosso all'auto, forza. Che palle. Vabbè, ma è giusto che adesso si facciano un po' più complicati questi convogli criminali, perché se no, cioè, raga, cominciano anche a diventare abbastanza noiosi. Già tipo sono monotoni, pare le missioni di Assassin's Creed 1, tutte uguali. Le indagini, no? In mezzo ai coglioni proprio adesso. Ok, fuori un altro. No. Cazzo, c'ho più batteria. Dove è andato quel bastardo? Va bene così. Non possiamo stare qui a cercare inutilmente. E buona. Centro si chiamava. Missione completata, 7 convogli criminali su 18. Ottavo convoglio criminale, ragazzi. Se mi piace contarli i problemi, risolveteveli, raga. Mi piace contarli, questo è il numero 8. E vediamo cosa ci chiedono. Questo tizio ha oltrepassato il limite e la pagherà. Ha appena portato a termine un colpo. C'è ancora tempo per fermarlo prima che sparisca. E noi lo fermeremo. Minchia, che percorsone. Meno male ho ritirato giù il ponte proprio prima di accettare il convoglio. Comunque, al contrario è questa, sì. It shouldn't be a problem. Camion. Più che altro il fatto che sia un camion è un problema, perché va piano. Neutralizzarlo si può neutralizzare sicuramente, non scappa, me l'ho detto. Però è anche vero che chi mi sta inseguendo gode. Ci serve altra gente. Ricevuto. Più siamo meglio è. È l'occasione giusta, addosso. Ok, perfetto. Fuori uno. Ma in realtà tipo saranno 84.000.
Sai che ti faccio questo? Addosso, ma che cavolo aspettate? Ok, dov'è il bersaglio? Certo che se ci si pianta ancora altro camion lì. È ora di fermarlo! Come fa non è. Oh, ok, va bene, adesso mi torna. Via col vento. Buttatelo fuori strada! Sono un coglione, mi sono aperto i dissuasori da solo. Fantastico, perché loro adesso devono fare il giro, ma io avendo la saetta sotto i piedi, anzi sotto il culo. Diciamo che ho fatto una mossa meschina, ma che diede inizio all'età dell'oro, perché adesso vi vado sonoramente in culo. E la bestia si conclude qua. Siamo a 8 su 18. E ragazzi, andiamo verso il nono convoglio criminale, che è quello che sancirà la metà esatta dei convogli criminali, perché sono 18. Se il Chicago Club ha soldato questo tizio per creare delle bombe, vuol dire che presto le useranno. Devo assicurarmi che non accada. Tra l'altro, avendo raggiunto i 20 contatti da Fixer, cosa che con questo video c'ho veramente poco a che vedere, mi hanno dato questa macchina qui. Il che è un bene, perché è la macchina perfetta per le fughe. Quindi tipo super top. Venite qua, amori miei, venite qui. Vaffanculo, ti vado a tutto. Ti devo atterrare per forza. Oh, bersaglio eliminato. Adesso si scappa come la cacca. Se nessuno nei paraggi, servirebbe una mano. D'accordo. Ma no, come spinge sta macchina, oh! Adesso lo colpisco! Guarda come ti son passato! Anzi, vado anche contromano, così ti metto ancora di più nella merda. Madonna, è la miglior macchina che abbiamo mai usato, questa! È bellissima! No, qui niente. Ma è fantastica, raga! C'è una manovrabilità assurda. Ma guardate qua, qui in quanto me l'ha fatto completare. Niente. Ho chiuso. Ponte a pedaggio. Vabbè, l'ho tipo quasi distrutta. Però sono dettagli. Guardate qua. 9 convogli criminali su 18. Decimo convoglio criminale. Abbiamo ufficialmente superato la metà esatta. E siamo molto vicini alla prossima campagna, che manca ancora un po', ragazzi. A quanto pare basta avere un po' di soldi e i giusti contatti per far sparire qualcuno. Fixer del genere non sono diversi dai mafiosi e dai criminali. Addirittura. Assassini spietati. Bene, è arrivato il momento di pagarli con la stessa moneta. Percorso breve. Ma noi, con la macchina adatta alle fughe, non abbiamo paura di niente. Ah, non traccia il percorso. Ah, non traccia più il percorso. Ci chiedo che non lo traccia, è sotto. Nice. Very nice. Ecco dov'è che il gioco comincia a farsi difficile, vedete? Ok, qua c'è l'ingresso del tunnel, anzi l'uscita.
Quindi bisogna prendere tutto all the way down. Fantastico. Signora, metti in mezzo ai coglioni. È ovvio che poi va a finire così. Ma non c'è problema, noi li intercettiamo lo stesso, non ci facciamo spaventare da niente. Però ovviamente, essendo missioni praticamente tutte uguali, dovranno trovare il modo per rendere un pochino più difficili, hanno fatto con i percorsi, quindi ci sta. Colpitelo! Volete la guerra? Ecco la guerra. Che cazzo è quello? Ma il bersaglio l'ho ucciso. Però sono scappato nella parte sbagliata. Via. Subito. Cazzo, l'antisommossa mi mancava però. È come se mi mancava. Qua ci sono le scale. Buona cosa. Buona cosa. Buona cosa, buonissima. Trovatelo. Dov'è andato? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice scappi troppo. Abbia un bel cappotto mimetizzato. Che con la pistola punga. E noi ce ne andiamo in stile praticamente. In super stile. Tac. Inseguire le ombre. Neanche più di tanto alla fine. E il decimo è andato, ragazzi. E ragazzi, andiamo verso un altro convoglio criminale. Dove hai preso la patente? A Viareggio. Si occupano del traffico d'organi. Io lo so come funziona. Apri la vittima, togli gli organi e lo lasci morire. Beh, non mi dispiacerà fare fuori questi stronzi. Che crudele. Ma percorsino, dai. Non ho preso la macchina. Gran coglione che sono. Non ho preso la macchina. Sono un coglionazzo. Praticamente se trovo sul ciglio della strada una macchina prestante, performante, la devo prendere giustamente la volta che non ho la macchina. Che succede, anzi adesso forse ce l'ho. Sono in 840 nel convoglio. A terra, neanche uccidi. Andategli addosso, forza! Buttatelo fuori strada! Si sono fermati quelli. E chiamano rinforzi! Contratto aperto, a chi interessa? Madonna, ragazzi, che puttanaio che è. Non ho neanche scalfito. O forse sì, o forse no. Ci piacciamo oppure no? Forse lui è buono, lui è buono, lui è buono, lui è buono. Ok, lui è buono. Andategli addosso. E a piedi. Ho saltato a un'arma. Secondo te vengo qua preparato, brutto coglionazzo. Ok, via. Sono nella merda. Cioè la concentrazione dovrebbe aiutarti, e invece no, ti disaiuta. Oh.
Ora ti faccio fuori, testa di cazzo. Quella è una frase che di solito dico io, non tu. Qui mi sparano. Ok, minaccia eliminata. Via. Fuori uno. Di che cazzo? Vieni qua. L'ho dovuto atterrare, ragazzi. Preso nel loop. Lo sapevano già che finiva qua la missione. Va bene, va bene. È andata benissimo. Mettiamola così, è andata benissimo. 12° convoglio criminale, ragazzi. Questo chiuderà il secondo video sui convogli criminali. Poi ne mancherà. Dopo di questo soltanto uno, fatto da altri 6 missioni. Come iniziazione spareranno a qualche innocente solo per dimostrare di avere le palle. Devo fermarli. E sì, vabbè, si stanno facendo più complicati, però. Ripeto sempre, mai mi stancherò di dirlo, che la composizione di queste missioni è praticamente la stessa. Aumentano soltanto le persone che scortano l'obiettivo. Provo ad andare dietro. Vediamo che... Ok, è scappato. Via l'inseguimento. Non l'ho preso, non l'ho neutralizzato. Che palle. Ok, abbiamo bisogno di altri tu. Ricevuto. Lo prendiamo noi. Tranquillo. Tanto la neutralizzo te. Perfetto. Il motore è andato. Ok, ci sono elite, via. Dove vado adesso? Qua purtroppo ci sono le rocce. Se no avrei potuto anche prendere il ponte. Aspetta, gli andiamo addosso. Ma dove vai? A chi vai addosso? Che c'è una macchina che corre 10 volte tutte le tue messe insieme. Dai, ma fammi il favore. Solo che con sta pioggia qua, ragazzi, pattina che è una meraviglia. Qualcuno deve aver fatto fuori per forza. Così facciamo la figura dei coglioni. Cazzo, non lo vedo. Vabbè, non è una novità. Ok, passiamo di là. Tu madre. E alziamo il ponte, così siamo a posto. Anni e anni di esperienza, non è vero, mesi e mesi. E ne siamo usciti puliti. Lavoro al porto. 2 minuti e mezzo di missione. 500 XP e 12 convogli criminali su 18 portati a casa.